Voglio essere libero. Libero come un uomo. Buonasera. In una precedente puntata ci siamo occupati della esigenza che il nostro Paese marci alla stessa velocità in ogni sua parte e che quindi se esistono delle aree che vanno più a rilento, delle aree geografiche che non presentano indici di sviluppo pari a quelle di altri, ecco, è necessario intervenire, è necessario procedere. In quella puntata abbiamo sottolineato come invece questa esigenza sia soltanto enunciata, sia soltanto proclamata e non sia affatto praticata, anzi gli interventi che vengono compiuti sono purtroppo normalmente interventi che colpiscono ulteriormente l'economia delle regioni del sud in particolare. E lo chiariamo subito in che modo. Ecco, se noi smantelliamo al sud le aziende industriali che producono, se smantelliamo al sud le attività artigianali sobbarcando gli artigiani stessi di carichi notevolissimi di natura burocratica, autorizzativa, creditizia, eccetera, e poi concludiamo dei rapporti, degli accordi di natura internazionale con paesi concorrenti nell'ambito delle produzioni agricole, delle produzioni ittiche, ecco, anziché realizzare un riallineamento delle economie, della qualità della vita e dello sviluppo delle regioni del sud verso quelle del nord, divarichiamo ancora di più le differenze che esistono, le differenze economiche in particolare, ma anche di qualità della vita che esistono tra le regioni del nord e le regioni del sud. Molto di recente le associazioni di agricoltori hanno lanciato un allarme fortissimo che riguarda le produzioni ortofrutticole e orticole in particolare, grazie alle quali una larga fetta dell'economia siciliana, quella che si sviluppa nell'area che va da Catania fino a Ragusa, ecco, una larga fetta di questo genere di produzione agricole sta subendo un danno a causa di accordi internazionali che favoriscono l'immissione nei mercati europei di agrumi, di pomodorini, di ortaggi in genere coltivati nei paesi del Maghreb, in Tunisia, in Marocco, a costi molto più bassi dei nostri, ma soprattutto con una qualità molto più bassa e con un controllo igienico, fitosanitario praticamente inesistente in quei paesi e molto stringente invece in Sicilia. Anche questo è un modo per dividere l'Italia, anche questo è un modo per colpire la nostra economia, anche questo è un modo che bisogna contestare immediatamente, perché se smantellano le industrie pesanti, se smantellano le industrie siderurgiche, se smantellano le cementerie, se smantellano insomma le economie più forti, le economie industriali più forti, le aziende che producono autoveicoli, eccetera, e dall'altra parte si concludono accordi con paesi fortemente concorrenti con i nostri nell'unico settore nei confronti del quale possiamo tentare di resistere e con il quale, grazie al quale possiamo tentare di riallinearci con le regioni del nord, si concludono accordi svantaggiosi per la Sicilia. Bene, a quel punto vorremmo capire se l'idea del governo e l'idea di chi stipula questi accordi è quella di vederci noi siciliani, noi meridionali in genere, tutti pensionati, tutti assistiti, tutti in cassa integrazione, insomma tutti a carico degli altri. E noi non amiamo essere a carico di nessuno, anche perché siamo convinti che ce la possiamo fare, siamo convinti che ce la possiamo fare se nessuno ci rompe le scatole, per dirla in maniera greve ma molto efficace, perché se noi possiamo produrre quello che sappiamo produrre, possiamo valorizzare quello che possiamo valorizzare,
possiamo consentire una più facile circolazione delle merci e dei turisti nella nostra regione, beh, noi siamo convinti che con molta velocità potremmo riallinearci economicamente alle regioni del nord, ma se qualcuno ci toglie il terreno sotto i piedi questo difficilmente potrà accadere, ma sappiano chi, coloro i quali assumono queste decisioni, che indebolire l'economia del sud significa aggrapparla a quella del nord e dunque frenare anche quella del nord. Speriamo che questo non accada. Buonasera. Voglio essere libero come un uomo.